Senta, Di Battista, allora, per il finale, Enrico, vuoi fare? Cioè, tanto è lo stesso, la faccio io, la fa Enrico, la domanda è uguale, tanto Di Battista come dire, Ah no, risponde a Levatesta tutto. è uno che Allora, perché perlomeno quando lo incontra a Montecitorio siccome prima risponde a avevi tutte le voglia di domande. fargliela una domanda, allora fagliela. No, era quello che dicevo prima di Battista. E non è vero che tutti i sistemi elettorali ovviamente sono uguali. Di fronte a questo fatto, il rischio, mettiamo, di un sistema elettorale che vi svantaggi, o la possibilità di un sistema elettorale che perlomeno vi metta sul piede di parità nella competizione rispetto alle altre forze politiche. Non è il caso di sporcarsi le mani per favorire uno che sia equo per voi a danno di un altro che vi sfavorisca? Fareste qualcosa in quel caso? Intervereste? Prendereste posizioni? Votereste? Vi alleereste tatticamente per una votazione? Buonasera Mentana. Buonasera. E tutti i giorni ci sporchiamo le mani, anche perché stiamo in quel palazzo. E, Le ungete, hai detto prima. sì, no, è pericoloso ungersi le mani. Sì, comunque sì, siamo disposti. Infatti anche questo testo, che è una porcata per il premio di maggioranza incredibile, che potrebbe premiare un partito che prende il 18% in coalizione, potrebbe avere alla fine del secondo turno il 53% dei seggi. Questa legge, noi le leggi non è che le interpretiamo sulla base di quanto possano favorire il Movimento 5 Stelle, ma di quanto sono buone per i cittadini italiani. Noi faremo in commissione una battaglia per il ritorno alle preferenze, anche se qualcuno dice che le preferenze sono negative per il Movimento 5 Stelle, ma ce ne freghiamo di questo. Noi non siamo lì dentro né per votare etero diretti, questo dito ha votato 3.000 volte alla Camera dei Deputati. Se una volta, solo una volta, avessi ricevuto, questo lo devono sapere i cittadini perché questa è una delle tante balle che passano in televisione, se solo una volta avessi ricevuto una telefonata da Beppe o da Casaleggio, io mi sarei dimesso e li avrei mandati io a quel paese. Ma non è mai successo. Noi siamo lì dentro per portare delle idee, dei progetti, fino ad oggi l'abbiamo sempre fatto, abbiamo sempre lavorato con estrema serietà nelle commissioni, siamo assolutamente disposti a sporcarci le mani, ma noi vogliamo ragionare sulle idee. Cioè, quando ti arriva una proposta, ora si parla molto Renzi parla della modifica del titolo quinto della Costituzione. Ci stiamo, analizziamolo, analizziamolo. Occorre risparmiare. 18 regioni su 20 sono inquisite per peculato. Sta bene, cambiamolo, anche se io vorrei solamente ricordare a Renzi che sono i deputati del PD e del PDL inquisiti per peculato. Prima di riformare la Costituzione perché le regioni rubano, manda via i tuoi deputati regionali che rubano. Mi sembra una cosa logica, logica, non è populismo, è logico. Quando arriverà questa modifica del titolo quinto, noi l'analizzeremo in Commissione Affari Costituzionali e ci sporcheremo le mani, cosa che stiamo facendo da sempre, su ogni cosa, sul taglio delle pensioni d'oro. Noi Posso abbiamo proprio. chiedere Certo. una piccola trasgressione? Posso chiedere, col permesso, ma c'è sta Marchini che vorrebbe fare pure lui una domanda. È buono Marchini, eh? Non è, cioè non vuole dibattere, è una Poi non domanda è secca. Parlamento. Marchini, una domanda Una domanda secca, eh? semplice, Mi ma raccomando. che cosa dovrebbero fare quei 10 milioni di elettori che si sentono rappresentati da Berlusconi? Cioè, hanno 7, quanti sono? 7. A Berlusconi c'è 10, però Vabbè, in sette. realtà Hanno espresso recentemente il loro punto di vista, con la consapevolezza, conoscono bene ormai Berlusconi, dopo 20 anni sanno esattamente chi è. Allora, a quegli uomini, a quelle donne, che tipo di risposta dai? innanzitutto io non temo le domande di nessuno, semplicemente non ci piacciono molto, buonasera Marchini, non ci Salve, piacciono molto i talk perché spesso diventano dei pollai, ma se buonasera. i Oggi non talk fanno sono, domande, ma se i talk domande. sono come stasera, mi sembra che possano dare delle informazioni, per cui la televisione può anche essere un buon mezzo così. E, io credo che quei 7 milioni di italiani debbano innanzitutto essere rispettati, anche gli elettori del PD. Io per esempio una volta votavo PD, poi mi sono disintossicato. Questo è Gli buono. elettori del PDL credono in qualcosa, galleggiano anche un po' sulla crisi, nel senso hanno un po' paura di cambiare perché il cambiamento fa molto male. Vedi quel faccione che ha sempre parlato con quel sorriso stampato per 20 anni, oggi ne vedi un altro molto simile. E quindi pensi di fidarti.
A loro direi che non esistono salvatori della patria, non lo sono io, non è Beppe Grillo, non è Berlusconi. Oggi l'unico modo per riprenderci questo paese come cittadini, non come Movimento 5 Stelle. Io non voglio stare tutta la mia vita in quel Parlamento. Non è sempre facile vedere tutti i giorni quando vengono Franceschini o la Santanchè, le assicuro, non sono degli spettacoli sempre vabbè, come dire, graditi e gradevoli. È la democrazia questa. Ci sta, infatti ho deciso di andarci. Fino a che i cittadini italiani non capiscono che non esistono salvatori della patria, che è sventurato un paese che ha bisogno di eroi e non si prendono le proprie vite. Come dice Beppe, non votano e basta, perché se devono soltanto votare il Movimento 5 Stelle, se ci interessassero soltanto i voti, i 42 milioni di euro dei rimborsi elettorali che abbiamo rifiutato, ce li teniamo. Ci compriamo qualche pagina di Repubblica, di un altro giornale. Loro hanno scelto. Lo so, loro l'hanno scelto. Erano molti di più quelli che hanno creduto in Berlusconi prima. E Berlusconi ma questi qua che cosa gli conclusione? A loro gli dico, innanzitutto, a loro dobbiamo andare a parlarci. Quindi a tutte le persone che un tempo votavano il PD e il PDL, devono essere accoglienti, devono andare a parlare alle persone che votano ancora Forza Italia, voteranno ancora il PD, fargli capire che esiste una strada alternativa che è di estrema trasparenza, onestà e competenza, perché noi siamo molto competenti, e che esiste una speranza differente per questo paese. Poi se vorranno scegliere di nuovi partiti, quella vabbè, corruzione e quel sistema. Quindi comunque grazie di essere stato con noi stasera. Grazie a voi. Grazie a voi, buona allora, serata. Grazie mille. Allora, purtroppo